caro amico, ci soffiamo vento caldo sulla pianura. Ho creduto fosse un tuo regalo per questo inverno che mi tortura. Come teste incuriosite da una lampadina accesa, tesi dalla vita, viviamo in attesa. Caro amico che porti addosso la cantilena della pianura, spera sempre di non svegliarti. In compagnia di Nadia Furnari, che è dell'associazione, della presidente dell'associazione, vicepresidente dell'associazione Antimafia d'Italia, cofondatrice dell'associazione. Chiedo scusa. E ovviamente le chiediamo, e questa peraltro è una trasferta notevole, perché insomma qui a Roma, dalla Sicilia, gli scopi appunto di questa associazione che si intitola appunto a questo testimone di giustizia. Ma noi siamo nati nel fine del 1994, quindi subito dopo le stragi. Io e Santina Natella, con la quale abbiamo cofondato questa associazione, abbiamo pensato di dare un significato a quella frase che c'era scritta su un telo: non li avete uccisi, le loro idee cammineranno sulle nostre gambe. E camminare sulle nostre gambe significa assumerci la responsabilità di fare delle cose. Da allora l'associazione è diventata nazionale, infatti con noi ci sono testimoni di giustizia, ci sono giornalisti, ci sono persone con le quali abbiamo voluto fare dei viaggi, abbiamo fatto riaprire dei casi, ci siamo occupati dei testimoni di giustizia, abbiamo lavorato a due leggi sui testimoni di giustizia e credo che abbiamo dato dei contributi in tal senso. Andiamo nelle scuole e proviamo a dare un po' il senso alle parole di Rita, sostanzialmente, quello di fare. Noi facciamo un'antimafia sociale, ci teniamo a dire che noi non facciamo un'antimafia istituzionale, ma un'antimafia sociale, che sono due cose un po' diverse. Sì, di questi tempi capisco la differenziazione è opportuna, se si crede ovviamente. Volevo chiedere, ovviamente la vostra attività si in qualche modo ha come territorio prediletto in qualche modo la Sicilia, però girate in tutta Italia anche. No, in realtà tutta Italia, cioè in senso là dove noi abbiamo fatto le denunce contro la mafia ambientale in Abruzzo, abbiamo riaperto due casi in Toscana legati alla strage di Ustica, sia il caso Dettori che il caso Marcucci. Siamo col capitano Ciancarella, che è colui che è stato radiato con una firma falsa del presidente del Pertini, quindi seguiamo altri casi qua a Roma, e poi in Sicilia abbiamo le nostre attività, insomma. Però una domanda un po' sul futuro, protesa. Prima parlavamo con Stefania Mulè. C'è in voi anche, diciamo, l'aspettativa, il desiderio, l'obiettivo di far riaprire un caso su Rita Atria, sulla morte di Rita Atria? Ma la morte di Rita Atria è quella che ci hanno raccontato. Diciamo che forse non ci hanno raccontato tutto, mancano un po' di tasselli, ci sono delle domande a cui non abbiamo avuto risposte. È chiaro che vorremmo tanto che qualcuno rispondesse al perché una ragazzina di 17 anni, minorenne, è stata trasferita in un appartamento da sola. Diciamo che forse non si doveva fare, quindi non c'è una sola responsabilità. Della morte di Rita non è una morte vittima di mafia, troppo comodo. La morte di Rita è una responsabilità istituzionale bella e buona. L'hanno lasciata da sola mentre moriva quello che per lei era la sua ultima speranza. Infatti ha scritto: Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta. Più chiaro di così. Grazie. Contro la vita, con la forza di chi ha sete ed è giusto che abbia l'acqua, tutta l'acqua che chiede.